Parliamo oggi di darci il 5, quel gesto lì che tu fai così, non so voi, io non ci prendo mai. Beh, anche questo gesto qui ha origini musicali, ve ne parlo subito. Molti attribuiscono la nascita di questo gesto al baseball. Siamo a fine degli anni 70, un giocatore, Dustin Baker o una cosa del genere, dei Los Angeles Dodgers, si trova a tu per tu con un suo compagno di squadra che alza la mano, lui non sapendo cosa fare decide di schiaffeggiarla e quello diventa poi il segno distintivo della squadra. In Italia diventerà famoso più in là, anche grazie a Jovanotti con la sua canzone Give Me Five, o non me la ricordo, però in realtà nasce molto molto prima questo gesto, nasce nel contesto della musica jazz. Siamo negli Stati Uniti circa 100 anni fa, nel 1920 più o meno. Non sappiamo chi è stato il primo a fare questa cosa, sappiamo solo che era un gesto d'intesa tipico dei musicisti neri, che si scambiavano tra una canzone e l'altra, come a dire, dai fratello, ce l'abbiamo fatta. Siamo naturalmente i locali, chiamarli locali è un parolone, più bettole che locali, ma più in là si va a diffondere anche nei locali più chic, più altolocati. All'inizio però il gesto era dal basso, quello dall'alto invece è proprio tipico dello sport. Questo senso viene immortalato per la prima volta in un film del 1927. Insomma, io vi batto un 5 virtuale, anche perché quello reale non si può attualmente. Quindi, dai, speriamo di poterlo fare dal vivo presto e poterci dire così: dai, frate, ce l'abbiamo fatta!